buonasera, mi presento, sono Giuseppe Cangemi e ho l'hobby della scrittura creativa. E collaboro da diversi anni a quotidiani e riviste regionali, tra cui i Quaderni Calabresi, Lettere Meridiane, eccetera, e poi ho pubblicato dei racconti e delle poesie insieme a delle commedie in due libri che si chiamano Racconti del 2000 e Macandra, i quali si possono leggere gratuitamente su Google Libri. Stasera ho raccolto le poesie che sono in questi libri e che sono sparse, altre che sono sparse in riviste, quotidiani, per trascorrere una serata fra amici. E così ringrazio Telemelito per avermi dato l'opportunità quindi di fare conoscere le mie opere che si ispirano al grande poeta neorealista Franco Costabile. Infatti molte poesie, specie le ultime, sono ispirate dalla storia, dalla nobile storia calabrese e intendono ridare dignità al nostro territorio, vogliono dare questo messaggio che non è tutto mafia, che la Calabria ha una grande tradizione artistica e culturale, una grande tradizione storica e basta. E come è nata in lei questa estro creativo, questa passione per la poesia? È un qualcosa che ha scoperto sin da piccolo, da quando era piccolo, oppure l'ha coltivata con gli anni, con la formazione, eccetera? Sì, io già da piccolo leggevo molto, perché la precondizione della scrittura è la lettura. E poi, ultimamente, certo, l'incontro con grandi storici come Nicola Zitara, con cui ho collaborato, e altre personalità della Calabria, hanno orientato la mia scrittura in un certo modo, però io già da giovane ero affascinato dalle grandi correnti poetiche, leggevo Ezra Pound, i poeti del gruppo 63, mi piacciono molto le avanguardie e così ho provato a scrivere. Spero di fare parte di quel ristretto numero di poeti che possono definirsi tali, perché se è vero che, come dice l'Espresso, 3 milioni, abbiamo in Italia 3 milioni di persone che scrivono poesie, da lì a definirsi poeti ce ne passa. Neorealismo, quindi una poesia dell'impegno civico, una poesia del reale. Come fare appunto attraverso la poesia a rivalutare, a valorizzare una terra così disastrata socialmente come la nostra? Con quali espressioni, con quali forme? Io sinceramente cerco di toccare le corde emozionali del lettore, anche attraverso la storia. E io penso, sono convinto, e molti intellettuali ormai sono su questa linea, che il Sud ha subito un trauma che a partire dall'unificazione d'Italia, che non è stata unità, è stato un episodio di colonizzazione interna. E da lì si è sviluppato il degrado economico e sociale che viviamo tuttora. Precedentemente la nostra terra non era inferiore a nessuna regione d'Italia, anzi era più sviluppata sia dal punto di vista economico che sociale. E le mie poesie sono state anche divulgate dal movimento neoborbonico e dalla rete Due Sicilie gestita da questo movimento, perché appunto cercano di rivelare in versi quella che è la verità. Ho capito. Nello scenario attuale, fare poesia significa anche mettersi contro
il potere, no? Perché soprattutto la poesia dell'impegno civico va a toccare quelli che sono gli ingranaggi del potere. Rispetto al potere, lei come si pone? Già dall'epoca greca gli intellettuali avevano il dovere della parresia, cioè di dire la verità. E quindi non ci si può sottrarre a questo imperativo. L'intellettuale deve dire sempre la verità a costo di scontrarsi col potere. Come io, diciamo, svolgo la mia attività giornalistica e di scrittura, specialmente a livello culturale. Quindi non, anche se denuncio sicuramente il malgoverno unitario fino ai nostri giorni, non corro, diciamo, dei rischi fisici a denunciare queste cose. Sicuramente però se fossi costretto a farlo, lo farei proprio perché dove c'è il potere c'è pericolo di abusi. Nei sindacati, ce lo insegna Noam Chomsky, c'è il pericolo di abuso nella politica, nei sindacati, dappertutto. E il dovere dell'intellettuale è dire, appunto, denunciare anche questi abusi. Io mi prefiggo il compito soprattutto di fare piazza pulita di questa storia travisata ormai da tanti anni, questa storia che hanno scritto i vincitori e che esalta il Risorgimento, svaluta il Sud sia come a livello storico sia a livello, diciamo, umano. E quindi è importante riappropriarsi della memoria storica, che è uno dei beni comuni più preziosi. E con questo impegno e con questa figura di poeta noi vi ringraziamo per il vostro contributo. Grazie al Telemelito e a lei, grazie. La gente di italiano nei licei classici, poi ho fatto anche il preside e mi sono sempre divertito con gli studenti e con la cultura. E stasera l'amico Giuseppe Gangemi mi ha dato l'onore di farmi dire qualche cosa, qualche parola sulle sue poesie. Naturalmente quando si dicono parole sull'arte si costringe l'infinito a diventare finito, e quindi è sempre un discorso molto riduttivo, però può essere anche utile anche per scambiarsi delle idee, per fare diventare un testo creativo in un argomento di discussione, di ricerca, di meditazione. E da questo punto di vista questa serata sarà bella, come ogni serata in cui ci si interessa di cose degne dello spirito e non di cose cattive come spesso succede. Quindi ci auguriamo una bella serata. Colgo l'occasione proprio per fare una considerazione sul termine chiave, secondo me, che ha della crisi d'identità in cui si vive oggi, cioè lo spirito. Come mai la maggior parte della gente, la maggior parte delle persone non vivono secondo lo spirito, ma secondo l'interesse di parte, parziale, materiale? A cosa è dovuto soprattutto nello specifico questo abbandono e questa situazione nel sud in particolare, e quali rimedi si possono attuare per dare una spinta, un input almeno, quantomeno per risolvere la situazione? Ma quello che mi chiede dovrebbe chiederlo a qualche grande filosofo, qualche grande eremita. Io non sono in grado di dirle niente su questi profondi problemi. Le noto soltanto che il pensiero dominante, quello cosiddetto occidentale, è sempre un'espressione di minoranza. C'è tutta una maggioranza completamente nascosta di uomini che vivono secondo dignità, secondo giustizia, secondo correttezza morale. Però non si notano, non ci sono, cioè ci sono, ma sembra che non ci siano. Per cui quello che ci affligge oggi, delle
interpretazioni sbagliate della vita che ci dà il pensiero dominante, potrebbe essere consolato dalla sicurezza che c'è una grande maggioranza di persone che vive come deve vivere. Il rapporto spirito-carne è un rapporto che vive con l'umanità, e il fatto che siamo formati di questi due fondamentali elementi è un motivo di disagio spesso, ma è la nostra vera ricchezza, perché è bello che l'uomo sappia anche col corpo mostrare l'arte. Pensi per esempio alla danza, che è gesti, quindi corpo, ma è spirito. Ecco, l'uomo è questa meraviglia, che è corpo nello spirito e spirito nel corpo. Bene. Buonasera, io sono Grazia Marrapodi e mi trovo qua in questa serata di connubio con la poesia. Qualche giorno fa ho inaugurato la mia mostra pittorica e quando è stato proposto di fare insieme questa recital di poesia, insomma, sono stata ben propensa ad accettare. Niente, io intanto quello che vogliamo dire è sempre, che si può dire, si lancia sempre, si cerca di dare un messaggio, no? Ognuno di noi ha dei pensieri. Già sentivo parlare il professore Minuto prima della spiritualità, della mente più profonda, di quel qualcosa che abbiamo perduto e ritrovare. È questo che più o meno io cerco di esprimere nei miei dipinti, la globalizzazione, quella che io vorrei e auspico sempre torni ad essere come un percorso di esseri umani e di idee, non quella che stiamo vivendo esclusivamente quasi come come un viaggi di armi, di denaro. Cioè tutto è libero, tutto quello che non dovrebbe essere libero circola liberamente. Poi, che le devo dire, magari potrei descriverle questo dipinto che ho a suo tempo dedicato a Fabrizio De André, perché Fabrizio De André già tanto tempo fa aveva previsto molti dei fatti che stanno accadendo. Questo per esempio avevo dedicato a suo tempo al suonatore Jones, tratto dall'antologia di Spoon River, che descrive tutto. Un pensiero di un essere libero. Altri dei miei quadri proprio si riportano a quello che vorrei, e la denuncia proprio degli esseri umani che hanno perduto l'essenza di se stesso, cioè degli esseri umani che passano le giornate dentro un centro commerciale senza pensare, perché sono indotti proprio a non pensare per diventare solamente degli acquirenti. E così come tante delle altre mie opere, insomma, denuncia contro le violenze sulle donne, insomma, è tutto un percorso di vita, che le devo dire. Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione della raccolta Etti in Arcadia Ego di Giuseppe Gangemi. Inizio con una piccola recensione prima di presentare gli ospiti a cui lascerò la parola e agli attori che reciteranno alcune parti della raccolta. Intanto ringrazio Giuseppe Gangemi per l'invito in questa cornice di bellezza che si incassona perfettamente con la sua preziosa raccolta. Il titolo della raccolta è Etti in Arcadia Ego, è un quadro e dentro di esso vi è dipinta in chiaroscuro tutta l'ars poetica di Giuseppe Gangemi, un'arte poetica che tratteggia la sua sensibilità e profonda conoscenza culturale. Già nella poesia d'apertura, Manifesto, questo è il titolo, si avverte una combattuta via di forma contenuto e forse l'esigenza di superare la prima in una ricerca sentita dell'immortalità. Una ricerca di infinito che assume forme di gioco, vorrei giocare anch'io con l'infinito, così scrive il poeta Gangemi, in Tramonto lunare. O piuttosto, in questa ricerca di infinito, il poeta sale sul monte più alto per assaporare la solitudine degli anacoreti, come scrive in Rondine di primavere. È una scrittura creativa, quella di Giuseppe Gangemi, che crea magicamente per toccare le corde emozionali di ogni lettore e nello stesso tempo corde
che tocca anche le sue corde, le sue personali corde, così sensibili, corde sognatrici. Basta leggere Autobiografia, dove scrive: vorrei almeno sognare di sognare, ma non ci riesco. Invece io credo, e così concludo, che questa raccolta così aperta alla bellezza e alla profondità dell'animo tracci le linee di una strada del risveglio che possa ancora essere percorsa per farci sognare e farci vedere nuove albe all'orizzonte e anche alla speranza. Grazie, concludo così e passo subito. Ah, è così, basta guardarsi intorno e tra tanta bellezza troverete anche la bellezza creativa di Grazia Marrapodi. Ogni opera naturalmente rappresenta un momento particolare, poi se vuole avvicinarsi magari anche adesso, così loro potranno magari dare uno sguardo alle tue opere con una maggiore conoscenza. Buonasera, no, io solamente porgo un saluto a tutti, è il piacere di essere qua in questa serata in cui si parla di pensieri un pochino più elevati col poeta Giuseppe Gangemi, professore Minuto qui accanto a me, signor Arconte, la professoressa Genova. Si parla di spiritualità, quindi probabilmente c'è questo filo tra i miei dipinti e la poetica di Giuseppe. Vi auguro a tutti una piacevole serata. Buonasera, grazie. Bene, allora passo subito la parola al professore Domenico Minuto, preside insegnante di greco e latino, studioso di storia, molto vicino alla comunità grecofona e calabrese. Prego. Grazie, ringrazio Giuseppe che mi ha chiesto di dire due parole anch'io sulle sue poesie, ringrazio coloro che hanno creato questo piccolo tempio dell'arte in cui ci troviamo. Ringrazio voi che ascoltate e mi sento un pochettino imbarazzato perché io non sono un critico d'arte e nemmeno un critico letterario. Sono stato un professore, ma la natura del professore è un po' diversa da quello che deve esplicitare che cosa c'è dentro la produzione di un autore. E anche c'è questo problema di fondo: parlare di arte, e come già dicevo, come già ho osservato al signore che ha voluto che dicessi qualche parola al microfono, parlare di arte è sempre proporre parole finite a un discorso infinito. E quindi è una decurtazione. E tuttavia le parole finite permettono di poter continuare a meditare, traendo sempre nuove ricchezze da un linguaggio che è ricco per eccellenza, perché appunto contiene tutto. E leggendo queste poesie, e anch'io ho tratto da questo tesoro, ho tratto qualche pietra preziosa, e di questo vi accenno brevemente, perché come abbiamo concordato io dico ora alcune cose, poi mi permetterò ogni tanto, quando c'è la lettura delle poesie, di aggiungere qualche altra cosa, sempre come spunto per un discorso poi più vasto. E comincio con due versi di Giuseppe. Nella poesia Odio queste luci dice: al mattino riempirò la casa di specchi fino a non capire chi sono e dove mi trovo. Ecco, questo è un motivo che compare
molto spesso, perché il capire dov'è e dove non è, il capire che cosa sono le cose e che cosa non sono, è un gioco, ma non lo dico in senso dispregiativo, in senso artistico, un gioco felice di ossimori, gustati sia nell'incontro delle parole, sia anche nell'incontro dei pensieri. E questo permette a Giuseppe di manifestare quell'aspetto della sua arte che a me ha parlato di più, cioè la felicità della parola, la felicità della immagine, che come questi specchi che ho citato è sempre rutilante e tende a trasformare l'attesa, a cambiare registro, a far sì che il lettore si stupisca. È un vecchio gusto dei poeti quello di fare stupire il lettore. Il fatto è che questa poesia, queste poesie di Giuseppe, sono pregne di autoironia, che sembra molto amara, ma non bisogna prenderlo, secondo me, molto sul serio, perché lui è vinto dalla gioia delle parole. Sono le parole che vivono più che il pensiero. A leggere qualche sua poesia uno sentirebbe bisogno di andare a confortarlo e dirgli: ma non ti preoccupare, eccetera. No, lui sta bene lo stesso, però le parole sono belle. E questa è la sua capacità, la sua forza. E per cui, per goderle, non gli dobbiamo credere fino in fondo. Credere, ma con... Poi c'è un altro bel aspetto che si manifesta spesso in questi ossimeri di cui vi ho parlato. La sua ansia di autenticità. Se afferma una cosa, è lui stesso che si esamina per sapere fino a che punto quella cosa che ha detto è autentica. Fino al punto, come abbiamo già visto, proprio all'inizio dice: non so che cosa scrivo e dove vado a finire, perché non lo sa veramente, perché ogni cosa può essere quasi quasi un camuffamento di ciò che è vero. Ma è un gioco di specchi, come già vi ho detto, che è all'infinito. Per cui anche questa sua ansia di autenticità scava e continua a scavare, fino a quando si secca e dice: vabbè, non fa niente. E questo è anche bello. Insomma, è un'avventura meravigliosa delle parole. Poi in queste parole c'è un altro aspetto. E questo non è un'impressione, è proprio una cosa che si nota. C'è un profumo di letteratura molto pregnante, perché queste parole provengono da un pasto abbondante e una digestione meditata di letture. E quindi poi da queste letture provengono echi, esempi, citazioni, certe volte proprio citazioni letterarie. Lui ama molto Costabile e qualche volta proprio lo cita, e ci sono anche altre citazioni, però anche se non ci sono citazioni si sente questo profumo. E io sono limitato nei miei studi, quindi ne sento poco, però chi conosce può apprezzare molto questi piatti profumati che lui ci porta. Un
tema che mi sembra giochi molto nel pensiero e nelle parole di Giuseppe, è la memoria di un amore perduto. Questo si lega a un altro tema molto costante, il tema della memoria di una vita passata che si immagina piena. Non voglio scomodare, ma si sente pure, Silvio rimembri ancora, si sente, ma è tutta un'altra cosa, però si sente. Come le brave massaie che stanno a dare quel pizzico di aroma perché uno lo avverte e non lo avverte, così, c'è un pizzico di aroma anche di leopardi. E in particolare c'è la memoria, o l'immaginata memoria, di una Calabria vagheggiata come integra e quindi come degna di una ricerca di ritorno, che si ripete in parecchie poesie. Ecco, tutto questo, specialmente dopo che uno ha letto la prima poesia che è stata già citata e che vi permetto di rileggere, ma poi sarà letta per bene dai lettori. Sono seduto nel mio laboratorio linguistico, intento spezzare monemi, eccetera eccetera, se userò la penna, non so se userò la penna per giocare oppure per combattere, se mentre scrivo cerco l'immortalità o la morte. Tutto questo farebbe pensare a una persona che ormai altro profumo, ormai come leopardi, dice ormai disprezza te e l'infinita vanità del tutto. Ecco, anche qui non è così, perché ci sono poesie in cui si esprime severa moralità e speranza. E com'è questa speranza? Da dove viene? Viene non da questo gioco di specchi, ma dalla sostanza della memoria di un passato magari vagheggiato, ma che diventa fondamento di una dignità alla quale lui tiene moltissimo. E se è degno, non può essere, come lui certe volte dice, contemporaneamente indegno o addirittura morto. Queste sono le belle contraddizioni di un poeta, perché se un poeta non è contraddittorio, come si fa a giocare con lui, a vivere, a camminare? Diventerebbe una monotonia. E non vi leggo, perché poi avrete tante poesie, ma per la memoria di un amore perduto vi suggerisco di riguardare poi, o di leggere se volete, Rondine. Invece c'è severa moralità e speranza un poco dappertutto, ma in particolare nella poesia Sud e nella poesia Odio. Dice odio e poi spera. Va bene. Una bella menzogna, che non è menzogna naturalmente, ma ricerca di vita. Ecco, io mi fermo qui. Ora poi faremo qualche altro commento durante la lettura. Grazie. Intanto grazie al professore Minuto, e devo dire che essere seduti accanto a lui è come sentire un forte vento della sapienza, per cui grazie per le sue parole e per godere la felicità invece della parola, come dice il professore Minuto, con i suoi ossimori. Per sentire il profumo di letteratura invito i lettori e iniziamo così a leggere le prime poesie di Giuseppe Cangemi. Autobiografia. È amaro il risveglio.
Sono stato un sognatore da giovane. Uno stupido sognatore. Un illuso. Ma non rimpiango nulla. E vorrei sognare ancora. Ma non ci riesco. Vorrei vedere le spiagge bianche che non ho mai visto. E il mare blu. La mia bellezza divina e incosciente. E discorsi stupidi e inconcludenti. Al nord si vive meglio, il sud. Quando ci si prendeva a pugni per una parola di troppo, e io ero follemente geloso, follemente insicuro, le bestemmie sulla Via Crucis, le incursioni notturne nei cimiteri in motocicletta, le corse per dimagrire, il viso ingenuo e fiducioso di una ragazza. Vorrei sognare di fare l'amore e di litigare e di piangere e di volere morire come un tempo, quando ero un sognatore. Vorrei almeno sognare di sognare, ma non ci riesco. Adesso ho pietà di questa gioventù senza sogni. E di me. La seconda poesia, Manifesto. Sono seduto nel mio laboratorio linguistico, intento a spezzare monemi. Non so se arriverò alla distruzione fine a se stessa o al completo rifacimento. Se sarò capito o sarò combattuto, se riuscirà la simbiosi forma-contenuto o prevarrà la prima. Se userò la penna per giocare oppure per combattere, se mentre scrivo cerco l'immortalità o la morte. Dopo la lettura di autobiografia e manifesto, tratto appunto dalla raccolta Etina Arcadiego, Giuseppe Cangelli, ridiamo la parola al professore che vuole intervenire su questi versi letti. Sempre qualche noticina e poi attendiamo le vostre parole, certamente molto più meditate delle mie, ma le vorrei fare vedere, fare osservare, come in autobiografia. Lui dice, è amaro il risveglio, sono stato un sognatore, e poi alla fine dice vorrei almeno sognare di sognare, e poi però ha pietà di chi non ha sogni, e siccome lui ritiene di non avere sogni, ha pietà di se stesso. Dice, adesso ho pietà di questa gioventù senza sogni e di me, però poi sogna, vorrei vedere le spiagge bianche che non ho mai visto, ecco, un passato vagheggiato perché non l'ha mai visto, e il mare blu, la mia bellezza divina e incosciente, e i discorsi stupidi e inconcludenti, e sono stupidi e inconcludenti perché proprio sono un sogno. Ecco, queste sono le belle contraddizioni del poeta, contraddizioni che in manifesto, giustamente come dice il titolo, sono proprio fissate come un'impronta e un programma di poesia. Bene, continuiamo allora con le altre poesie. Semplicemente vorrei dire che in realtà se siamo qua è che in realtà riusciamo ancora a sognare, perché già radunarsi per ascoltare delle poesie significa che non abbiamo abbandonato la speranza, no? della poesia e quindi del sogno. Prego. Non vorrei coprire e te lo metti troppo. La sera.
sento che la pagina rimarrà bianca. È troppo bella la musica della strada. Oscura la mia mente stasera, per perdermi in una foresta di simboli, per spezzare la magia del reale. Non avrò spazio per lo spazio, tempo per il tempo, in questo foglio, stasera. Anche tu, non cercare di svelare il segreto della tua anima davanti a un foglio, la sera. Luna, stanotte ti sei vestita di rosso, come per le grandi occasioni, e mi sorridi maliziosa attraverso i vetri dell'auto. Ricordi il nostro incontro a Rogudi? La luce fioca illuminava il greto sassoso della Mendolea e le case abbandonate. Il fantasma di una giovane sposa riponeva con amore il suo corredo in un baule consumato dal tempo. Guardavo i suoi gesti misurati, il suo profilo divino e gli occhi da troppo tempo aridi piansero. Grazie, Luna, astro dimenticato, per questo spettacolo antico e divino. Adesso i nostri occhi si rivolgono altrove, ad un piccolo e insignificante elettrodomestico, alla luce di un neon, ai fari di una macchina. Ma io voglio ancora ammirarti attraverso il tuo specchio salato, per l'ultima volta, prima che arrivi il sole. Questa poesia mi è sembrata la più bella di tutta la raccolta. È giocata su tutta una serie di piani e di riferimenti pieni di emozione. A cominciare dal rosso, che oggi è felicemente commentato dai quadri dell'artista che noi abbiamo qui attorno a noi e ci fanno capire bene che cosa significa cominciare col rosso. Ma poi dice: la luce fioca illuminava il greto sassoso della Mendolea. Il greto sassoso è sempre luminoso, per cui anche la luce fioca diventa luce in questa realtà magica che è il greto della Mendolea. E in questa realtà magica, e proprio sullo sfondo, dice, delle case abbandonate, viene il fantasma. Dice: la luce fioca illuminava il greto sassoso della Mendolea e le case abbandonate, il fantasma di una giovane sposa riponeva con amore il suo corredo. Ma questa giovane sposa, che è proprio un fantasma, quindi silenzioso, è un'immagine. Ma questa immagine ci apre un'immagine antichissima, perché questa giovane sposa noi la vediamo nei Pinakes, e quindi ci apre alla Grecia antica, a tutto il sapore della civiltà della Magna Grecia, che è passata anche per questo sasso della Mendolea, per questi sassi della Mendolea. Scusi, professore, io proprio mi sono rifatto l'immagine dei Pinakes, del ratto di Persefone, del matrimonio. Non pensavo che il professore avesse l'arguzia per fare questo collegamento, perché io proprio in quei versi mi sono ispirato ai alle Pinakes, sì, maschile o femminile. Pinakes. Alle Pinakes, grazie. Lo vedete come mette in tingoli
alla sua cucina. Stavolta ho avuto la fortuna di capire che intingolo era, ma tante altre volte non lo capisco, però bisogna leggerlo cercando di annusare, perché è pieno di profumi la poesia. E quindi questo fantasma, che ci ha ricordato, come ha confessato l'autore stesso, i Pinates, però ci ricorda quell'altra poesia di cui io ho già dato un accenno. Silvia rimembra ancora, e anche lì è la fanciulla che sale e che fa creare tanti sogni. Ecco, di fronte a tutta questa apertura di sogno, e meno male che lui non sa sognare, di fronte a questa apertura di sogno, poi il secco richiamo a una situazione stupida come la nostra, per cui dice: adesso non so che si rivolgono ad un piccolo insignificante elettrodomestico. Ma tutto sommato la nostra civiltà dei computer è bella, e siccome sono anziano lo posso dire con cognizione di causa. Ad ogni modo, è giusto, di fronte a quella visione meravigliosa, l'elettrodomestico è insignificante. Continuiamo con Nostalgia. Perché non so guardare un albero e dire che è un uomo? Come mai non provo più paura guardando la notte? E le stelle non mi commuovono più. Ho cancellato dal mio vocabolario la stranezza, la meraviglia, la magia. È rimasta solo la sofferenza. Voglio tornare bambino. Scirocco. Quando tira lo scirocco, non hai voglia di far niente, neanche di pensare, soprattutto di pensare. Ti fa male la testa, ti senti confuso e le strade deserte mettono in dubbio la tua esistenza. Giornate schifose, fatte di sudore, cartacce, di tombini asfissianti. C'è puzza di merda, odore di niente. La polvere cambia continuamente direzione, ti soffoca, ti acceca, ti entra nelle orecchie per dirti che sei morto. Lo volevo citare alla chitarra Pino Arco e poi le voci di un applauso. Grazie, grazie per la tua presenza, per il sottofondo molto, molto vicino proprio ai versi della poesia. E volevo anche poi citare appunto i nomi di Gennaro De Pasquale, grazie per la sua competenza e il modo in cui riesce appunto ad arrivare al pubblico, e grazie anche a Elena Festa per la sua delicatezza e dolcezza con la quale appunto offre al pubblico i suoi versi, i versi di Giuseppe Gangemi. E ridiamo la parola al professore Minuto, che potrebbe parlare all'infinito. Noi siamo qui ad ascoltarlo perché di quello che dice è veramente... continuano con le poesie. Bene, sì. Un tono un po' diverso. Passeggiate lunari. Hai sentito la televisione? La NASA, per finanziarsi, organizza passeggiate nello spazio. Presto passeremo dal tabaccaio. Gentilmente, un biglietto per la luna. Da bambino la luna mi sembrava lontana, irraggiungibile, come te. Adesso
è un oggetto qualunque, un viaggio senza avventura, il copione banale della nostra vita. Abbiamo perso tutto per strada, la fantasia, le speranze, il nostro amore. È Natale, ma sembra un giorno qualunque. Un uomo e una donna si baciano con passione su un manifesto pubblicitario. Omaggio a Franco Costabile. Sono nato tardi, Calabria, quando le prime ruspe abbattevano i bergamotti e io mi vergognavo di indossare gli abiti di mio fratello. Il mare cominciava a sporcarsi e i nostri genitori si davano da fare per assicurarci un avvenire migliore. Sono nato tardi, Calabria, troppo tardi, per conoscerti povera e dignitosa, quando un pezzo di pane costava sudore e non sapevi ancora che ci si poteva arricchire senza lavorare, come facevano i gnuri. Che mettendo una croce su un foglio, tuo figlio non faceva il soldato e bastava pungere il dito per essere tenuti, temuti e rispettati. Sono nato tardi, troppo tardi, per illudermi di un avvenire migliore. È bastato crescere un poco e guardarti meglio negli occhi per capire quello che volevi: uno stipendio sicuro, dei bei vestiti, la tua foto su un manifesto elettorale. Come sei ridicola, Calabria, incollata a un muro di periferia, lacera e sbiadita, o dietro uno schermo a recitare parole vuote. Sono nato tardi, troppo tardi, per credere che prendere un treno e scappare costituisca una soluzione, o che sia solo colpa della politica. Così continuo a morire in questa stazione dismessa, presepe di cartapesta, deserto senza dune, luogo qualunque chiamato Calabria. Calabria. Su questa poesia è necessario fare qualche annotazione. Intanto, come vedete nel titolo, si ricorda Franco Costabile. E però nel corso della poesia Franco Costabile è meno ricordato di altre poesie in cui entra quasi con le sue parole. Naturalmente l'esperienza di Costabile è presente nella poesia, ma desideravo farvi notare questo mito di una Calabria del passato bella, che è un sogno, ma è anche un atto di amore. E quando si ama non c'è disperazione. L'amore non può essere disperazione. E infatti qui si rivela tutta la sua ansia di dignità, di moralità. Sono nato tardi, Calabria, per conoscerti povera e dignitosa. E non sapevi ancora che ci si poteva arricchire senza lavorare.
poi il figlio che non faceva il soldato mettendo una croce, l'inganno, ecco, c'è quindi tutta un'ansia morale che si ricava dal sogno del passato. Come vi ho detto, anche un passato personale di un amore che poi è sparito. Ma questo lo vedremo altrove, se lo vedremo, se no lo leggerete voi stessi. Un'ultima notazione. Abbiamo già visto il manifesto a Natale con due che si abbracciano. Ancora una volta il manifesto ritorna perché la Calabria è appiccicata lì, poi dice appiccicata al muro. Ecco, questa immagine del manifesto che toglie ogni sostanza concreta, appiattisce a due dimensioni una vita a tre dimensioni ed è il segno, uno dei segni, una delle immagini che ricorrono nelle poesie a indicare la conclamata vanità del tutto che però, come abbiamo già visto, per Giuseppe non è per niente vanità. Torniamo con Tramonto lunare, un soffio. Vorrei giocare anch'io con l'infinito, ma l'orizzonte del mare ti nasconde. Rimane solo un tenue bagliore ad annunciare l'inizio del sogno. Qua il profumo è un po' forte e forse sentendo l'avete avvertito. O falci di luna calante qual messe di sogni. E D'Annunzio che qui profuma questi quattro versi. Però anche qui lui riversa concetti tutti suoi. Questo infinito con cui lui vuole giocare. Quanti giochi fa? A cominciare da quello degli specchi con i quali abbiamo cominciato questa serata. E poi gli ultimi due versi, sono quattro, quindi sono pochissimi. Rimane solo un tenue bagliore, come di una luce che se ne sta andando, ma che ancora c'è, come un filo di speranza. Ad annunziare che cosa? Quello che lui dice di non avere, ad annunziare l'inizio del sogno in cui lui vive molto pienamente parecchie volte in queste sue poesie. Scusate, professore. Qua però devo contraddirvi. Colpo di scena. Perché l'inizio di un sogno per me è il giorno, cioè vedo il giorno che noi pensiamo come la normalità, diciamo, lo vedo invece come un sogno, cioè, come posso spiegare, cioè, l'attività nostra quotidiana che noi pensiamo razionale, pensiamo cioè, utile qualcosa, io invece la svaluto, cioè la vedo come una routine, una cosa diciamo costruita. Sì, appunto. E forse la vita vera è nel sogno, forse la vita vera, poi forse ecco, in questo senso mi collego a quello che dicevate anche voi, professore. La vita vera la vedo la notte nel sogno, diciamo. Forse il giorno è il sogno non autentico. Mentre la notte è l'autenticità, diciamo. Ecco, questo, grazie. Che bello, far arrabbiare il poeta, però si va.
poesia nietzscheana. Ti riempirò del mio vuoto, i miei dubbi travolgeranno le tue certezze nervose, gli occhi si addolciranno, esiterai nell'incedere, poi mi abbraccerai. Oh, preferirai la tua fragile identità, continuerai a chiamarti mamma, moglie, madre, sorella, giocattoli rotti, loculi in cui consumi l'esile fiamma della vita, casa, famiglia, amore, morti viventi. Io sono il fuoco che rigenera, il serpente che divora le viscere, sono il demonio, la falsità, il male che nascondiamo dietro la maschera chiamata Dio, bene, verità. Adesso affronta la morte. Quando verrà la morte? Non voglio attenderla in una stanza d'ospedale, intubato e con la maschera dell'ossigeno sul viso. Non mi piacerebbe neanche essere colto di sorpresa mentre dormo o faccio la spesa. Vorrei essere a casa mia e avere la forza di dire: avanti, si accomodi pure. Farle preparare un bel caffè o offrirle del liquore se il caffè l'ha già preso altrove. E poi pregarla se può attendere qualche minuto prima di portarmi con sé. Il tempo per chiedere ancora una volta perdono, per abbracciare un istante il mondo e rimpiangere di aver capito tardi che il male non esiste, che siamo noi che ce lo portiamo dentro. Il tempo di rivolgere un pensiero ai giovani, con la speranza che coltivino il dubbio e le sane ambizioni e che facciano tesoro degli errori commessi, che abbiano cura del corpo e dell'anima e che non rinuncino per nessun motivo alla dignità, che siano consapevoli che i grandi uomini non sono quelli citati dai libri di storia, che fanno ammazzare la gente per sentirsi importanti, ma chi, cercando la pace in se stesso, non pretende nulla dagli altri. E quando uno straniero bussa alla sua porta, lo riceve con un sorriso e gli offre da bere, senza chiedergli come si chiama. Questa poesia è completamente diversa da quelle che abbiamo letto, che abbiamo ascoltato fino ad ora, in cui c'è il coraggio virile di fronte alla morte, trattata da ospite, anzi ospite gradita a cui si offre il caffè, in cui c'è il bisogno di chiedere perdono, in cui c'è la testimonianza che il male non esiste se non dentro noi stessi, e soprattutto in cui c'è il bisogno di invitare le nuove generazioni a crescere secondo dignità, secondo coerenza, secondo semplicità, secondo povertà. Da dove viene questo discorso così pieno di valori morali? E è problematico capire perché. Se accostiamo questa poesia ad altre poesie, ma proprio in questo sta la bellezza
è la ricchezza di queste parole, che non sono a un'unica direzione, non sono mai scontate. Giuseppe è un uomo che cerca, che medita, che pensa, che si corregge, che spera. Esposimetro. Mi piaceva ingannare il tuo esposimetro, sfocare la mia immagine, mostrarti le ombre, scomparire. Volevo colmarti di vuoto, offrirti il mio non essere, ma forse ho esagerato. Ti sentivi troppo matura per apprezzare la fantasia di un clown. Adesso che porti i segni della falsità del mondo, ora che hai rinunciato alle sue certezze, rimane solo il sorriso spento e malinconico di chi ha abbandonato la scena del mondo. Adesso che comprendi il riguardo della mia irriverenza, la tristezza della mia ironia, desideri quel pagliaccio per trasformare il disgusto in gioia e continuare a vivere. Ma il circo ha levato le tende e ti senti in una piazza immensa e vuota, troppo fredda, troppo vuota, perché vi entri la speranza. Per spezzare andiamo a problemi, tutti abbiamo problemi, per ognuno anche i problemi grandi, piccoli sono sempre problemi. Lui sarà il problema ironico. La crisi della borsa, la fame nel mondo, il televisore è guasto, un vicino è morto di cancro, domani ho un appuntamento col dentista. Copriti bene, ricordati l'ombrello. Quasi, quasi mi cambio la macchina. Anche questo è un problema. Sì.